am I? Come in, President. Can you hear me? Certo che ti sento. House, it's a Donut Mobile with me. I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Right. Bene. Bello il nostro palazzo, comunque. I'm unarmed here. Kindly show me the exit. Can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Va bene, vado a procurarmi un'arma. Dovrebbe essere qua vicino il negozio delle armi. GPS from the map in your hub. Ah, va bene. Non è un po' lontano. Il negozio di armi era qua dietro una volta. Vabbè, dobbiamo andare per forza là in fondo. Can it send Zinyak a snapshot of my ass? No. Posso mandargli la foto del culo? No. You are getting me out of here, right? Eh certo che ti tira fuori. È la nostra master hacker. Strada sbagliata. These ridiculous clothes isn't a basic hack. On my list of priorities, that doesn't even make my top 5 favorite. If you had to wear this, you'd sing a different tune. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Credimi, succederà purtroppo. Not sure. Have to look into that. Signac soldiers are everywhere. Certo, siamo nella sua simulazione, ci credo. There's alien technology everywhere. Do you think it's the dog's bollocks? Just a little. Poco a poco. Sai che nonostante tutto, non vedo l'ora di rigiocare Got Out of Hell, perché veramente quel capitolo l'ho giocato una sola volta e non mi ricordo assolutamente nulla. Why? I just thought we should rebuild it as the ultimate crib. Steel walls, surface to air missiles, swimming pool with a bar you can swim up to. Are you serious? Ehi, ho anch'io delle priorità, More? You already had some stripper pools? You say that like it's a bad thing. Wow. Wow. Becca di questo. Soldi. You sure they'll sell to me? I don't know. Do you remember how to shop for yourself, or did being Tranquilla. President make you too good for that? Certo che so. Vediamo un po' che armi abbiamo. Possiamo vedere solo questo. Abbiamo un fucile a pompa, $100. Fucile, $100. E la pistola, $100. Personalizzazione abbiamo. Questo è ciò che adoro di Sentro 4, la personalizzazione delle armi. È veramente qualcosa di molto bello. C'è da dire che purtroppo, tra virgolette, alcune non sono granché. Per esempio, questa qui da capitano è bella, ma le colorazioni... Penso che andrò con questa, giusto per cambiare. Gli aumentiamo già i danni. Munizioni esplosive. Oh, che bello. A questo invece che personalizzazione diamo? Mimetico non è male. Bianco e nero è carino. E gli lancia elastici no. Proprio zero totale. Dai, farei il Tommy Gun io. Anche questo gli aumentiamo i danni. E infine il fucile a pompa. Danni, assolutamente. Questo qui è laser, è molto bello. Prenderei questo io. E aumenterei il rateo di fuoco perché il fucile a pompa è molto lento. Anche la pistola però effettivamente il rateo di fuoco io lo aumento. Ecco fatto. Avevamo un po' di soldi e ora non ne abbiamo più. Useful, cause the cops are swarming your location. I have a Second Amendment right. Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. Ecco fatto. Dove sei? Grazie. Ecco qui, questi me li prendo io. Vieni qua. Sì, certo, come no. Ecco fatto, un bello sparo in faccia. E via. Not yet. There's a Zim patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. Vai al flashpoint. Se mi dai un attimo ci arrivo subito. Molto lenta quest'auto, True. Comunque quest'auto sembra fighissima e velocissima. È una merdina lenta, mamma mia. Oi, you blokes looking for me? Ed eccoci al flashpoint. Madonna mia. Spacco la faccia a tutti adesso. Quasi quasi, se posso, cambierei volentieri. Ah, ecco appunto. Ecco qui, così ci prendiamo anche soldi e munizioni.
Le vostre armi non sono male, amici miei. Soprattutto perché sono munizioni gratuite adesso. Come se fosse ancora accessibile. No, 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 tranquillo, è solo Kinsey che pensa sempre male. Ed eccoci al nascondiglio di Kinsey. Obey or perish, Jimmy Slow above all. Certo, come no. Oh, ma guarda, non c'è più nulla qui. What? Damn it! Zinniak removed all signs of the Saints from the simulation. Che non abbiamo neanche un alleato. Cut me any breaks. Right. So what am I meant to do about it? Not sure yet. So any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Right. Grazie. I feel better already. Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. Just try to be quick about it. Sarà dura resistere. I fondamentali. $2000, mica male. Siamo saliti di un livello. Amico consegna veicoli e basta, solo questo. Con $5000 possiamo prendere un sacco di potenziamenti dai pedoni, aumentare la nostra salute con 2000 e aumentare la quantità di salute rigenerata. Io aumenterei la nostra salute, è sicuramente il bonus migliore al momento. Se avessimo altri $400 prenderei anche lo sprint. E appena prendiamo altri $2000 prenderei anche il denaro extra. Direi anche di cambiarci di abito e potenziare un'auto a questo giro. A 600 metri da qua. Mi sa che per quello, Kinsey. So che tu non hai visto la cutscene di prima, ma Zinniak ha detto che lui distrugge quello che vuole e crea quello che vuole. Ad esempio, io ho preso spunto da lui e sto distruggendo i suoi scagnozzi. Ecco fatto. La morte istantanea è un ottimo modo per morire, giusto? Sì. Se però non dovessi ricaricare, eh. Ad esempio, guarda qui. Madonna mia, che dolore. Che dolore magistrale. Guarda quanti bei soldi per terra. Grazie. Dicevo, facciamo un po' di acquisti e compriamoci qualche vestito migliore. Ecco qua, per sembrare i più anonimi possibile. Non mi ricordo se con le armi che ho adesso posso distruggere la statua oppure no. Posso farlo, perfetto. Ecco fatto. Dammi quel furgone. E tra l'altro, una cosa che mi piace di Saints Row 4 è che possiamo aggiungere i veicoli che, anche nonostante tutto, non ci servono al nostro inventario schiacciando... bello quello! Un semplice tasto, giù, e ce lo aggiunge. Tra l'altro, se riusciamo a trovare di nuovo quella moto a tre ruote, mi fermo e la prendo subito. Eccola lì, eccola, fermati! Dammela! La cosa buona è che così non hai problemi di distruggere il veicolo che stai usando, perché basta veramente un tasto per prenderlo. A proposito di tasto, dammi anche quella moto. Ecco fatto. No, sbagliata moto. Intendevo questa moto. Grazie. E l'aggiungiamo alla nostra collezione. Facile, no? E a proposito di collezione, questa moto adesso la modifichiamo. Non puoi metterci in notorietà. Aspettiamo che si abbassa. Ecco fatto. E ora modifichiamo anche questo. Che, come ho detto, in Saints Row 4 modificare i veicoli o prendere i veicoli ci servirà veramente a poco. Direi che sono più che soddisfatto. Incarico completato. E abbiamo ottenuto il Violator. E direi che con questo siamo a posto. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!